Spesso capita di vedere nei filmati di guerra delle città bombardate e ridotte in macerie. Nelle case rimangono in piedi solo degli scheletri vuoti e dei muri pericolanti. Ma se oggi si torna in certi luoghi, come per esempio Berlino, tutto è cambiato. Non rimane più traccia di queste distruzioni della guerra. C'è però un posto qui in Italia dove ancora si possono vedere i segni violenti di una battaglia molto sanguinosa, ed è San Pietro in Fine, che fu al centro di uno scontro durissimo tra le truppe alleate e quelle tedesche. Le distruzioni sono state tali che il paese è addirittura stato ricostruito a valle. La cosa interessante è che esiste una documentazione cinematografica di questi scontri, girata da uno dei più famosi registi, John Huston, che a quel tempo era il seguito dell'armata americana. Francesca Marcelli ha recuperato questi filmati mettendoli a confronto con le immagini di oggi e anche con le testimonianze dei sopravvissuti. Vediamo. Monte San Mucro. Sulla vetta di questo monte i confini della Campania, del Lazio e del Molise. Ai piedi del monte si apre la Valle dell'Iri, luogo che fu teatro durante la Seconda Guerra Mondiale di uno dei più sanguinosi combattimenti. Vittime e testimoni di quanto accadde in quei giorni del 1943, gli abitanti di San Pietro in Fine, un piccolo paese posto all'imbocco della valle. 10 luglio 1943, gli anglo-americani sbarcano in Sicilia. Il 25 luglio cade il regime fascista. L'8 settembre l'Italia firma la pace con gli alleati. Avvenimenti questi che rinforzano la posizione degli americani, determinati a conquistare velocemente Roma. Il 9 settembre gli alleati sbarcano a Salerno, giungono a Napoli. La campagna d'Italia prosegue verso nord. È l'inizio dell'inverno, il clima, il territorio montuoso, i numerosi fiumi da attraversare e la strenua difesa dei tedeschi mettono a dura prova gli alleati, rendendo sempre più dura la marcia verso Roma. Dopo 5 lunghi mesi di combattimenti, le truppe americane giungono nella Valle dell'Iri. Per entrare in questa valle era decisivo superare e liberare dal giogo dei tedeschi San Pietro in Fine. Questo paese era bellissimo. Mi ricordo che era piccolina, andavo giù alla fontana a prendere dell'acqua. Prima che io tornavo su, l'acqua non c'era più, perché tutti che mi chiedevano un boccone d'acqua. E poi alla fine, sai, la guerra ci ha divisi a tutti. La collocazione geografica del paese lo condannerà alla furia degli avvenimenti. Quei terribili giorni giungono a noi immortalati dalla pellicola di uno scottante e al tempo stesso straordinario documento sulla guerra. Il reportage porta la firma di uno dei più grandi registi, John Huston. Il giovane regista statunitense seguirà in qualità di capitano le vicende del 143esimo reggimento fanteria della 36esima divisione Texas. Il suo incarico fu quello di raccontare le numerose difficoltà e imprevisti che l'esercito statunitense incontrava sull'impervio territorio italiano. In realtà, giunto a San Pietro in Fine il 17 dicembre del 1943, modifica totalmente il suo progetto. In maniera particolare, John Huston vuole documentare non solo la guerra da parte di chi la combatte, cioè da parte dei soldati americani, ma anche da parte di chi suo malgrado è costretto a subirla. Chiede ai suoi operatori di documentare soprattutto la popolazione civile, in particolar modo i bambini. Il risultato fu un film che prenderà le distanze da una tradizione filmica che idealizzava la guerra. Crudo realismo, rigore cronistico e poetica delle immagini lo consacrano come uno dei più eloquenti lungometraggi sulle atrocità della guerra. Bombardamenti, chi scappava a destra, chi scappava a sinistra, se ti incontravi con un'amica non ci potevi parlare perché dovevi scappare. Per andare a prendere l'acqua alla fontana, che ce n'è voluto pure. Tanta gente, 3 o 4 persone sono morte alla fontana, le hanno lasciate per terra, né le hanno aiutate né niente, perché si doveva scappare. Qua una donna in mezzo all'acqua, la cannata a fianco, il proiettile è arrivato da Montelungo, perché quando passavano la gente qua portavano i bottiglioni. I tedeschi avevano avvelenato tutte le cisterne di San Pietro, buttandoci gli asini dentro.
non c'era possibilità di mangiare, non c'era cibo, non c'era acqua. Il ricordo veniva accontentato con un fico secco. Questo era il cibo che doveva bastare per una giornata, per un paio di giorni. Sono gli inizi di dicembre. Per liberare San Pietro è necessario impossessarsi di due montagne, il Monte di San Mucro e Monte Lungo, luoghi strategici per i tedeschi che dalle alture controllano tutta la valle. Si decide di attaccare Monte San Mucro. Alle prime ore dell'8 dicembre parte l'attacco, preceduto da una notte di fitti bombardamenti. Dopo 5 giorni la forza d'urto americana è indebolita a causa delle numerose perdite. Si cambia strategia e si decide per un attacco frontale a San Pietro con artiglieria e carri armati. Anche questo tentativo fallisce. È la volta di Monte Lungo. Ma la popolazione di San Pietro dove aveva trovato salvezza? Gli ingegnosi sanpietresi scavarono nella montagna numerose grotte. In questi angusti spazi circa 500 persone vissero per mesi. Come giustamente vedete, bisogna camminare curvato qua, perché l'altezza non è sufficiente, era solo per i bambini camminare, quindi non ti potevi neanche stendere così. Si stava così, perché sempre continuamente cannonate, non si poteva uscire fuori. E di notte solo si usciva un po' fuori per respirare. Ma di giorno era terribile. Non era così, eravamo appoggiati sulle spalle di qualcuno che stava vicino, uno si aiutava uno con l'altro. E non era. Raccontare sembra strano, ma è possibile mai poter vivere così? E purtroppo si viveva così. E questa è l'evidenza. 1700 italiani, ansiosi di riscattare l'onore dell'esercito, partecipano all'attacco e conquistano il loro obiettivo. Attirati in una trappola dai tedeschi, malgrado numerosi atti di eroismo, sono costretti a ritirarsi. I superstiti furono 700. Alle prime ore dell'alba del 16 dicembre, gli americani conquistano la sommità di Monte Lungo, ponendo fine alle ultime sacche di resistenza tedesca. A mezzogiorno comincia la ritirata strategica del nemico. È il cessate il fuoco. I soldati americani, esausti, entrano a San Pietro, un paese devastato, sfinito. Dalle grotte, dalle macerie, la popolazione ritorna alla vita. Gli abitanti non tornarono più nel vecchio paese. La ricostruzione è avvenuta a valle. Si è voluto preservare San Pietro così come apparve ai soldati americani che entrarono per liberarlo. Teneva 13-14 anni. Sì, sì. Là ci stava una sacrestia. Là stava la sacrestia. E qua ci stavano gli uomini e qua ci stavano tutte donne. Ma me la piange perché veramente me la piange. Oggi restano le rovine di quello che una volta fu un luogo popolato e sereno. Al suo ingresso, ora in fase di allestimento al ricordo di eventi terribili, il museo ideato dalle Officine Rambaldi che rievocherà attraverso le immagini di Houston le storie e i volti di quei giorni. Si è cercato di rendere con un percorso che toccasse tutte le emozioni, quello che è stato, che sono stati, che hanno significato quegli eventi che sono durati 10 giorni, in cui si è passati da un quotidiano sereno, in cui appunto noi percepiamo voci di bimbi, abbaiare di cane, alla vita nelle grotte, in cui non c'è suono, in cui i rumori si percepiscono attutiti, in cui c'è l'orrore della guerra. La vecchia San Pietro, definita la Pompei dei nostri giorni, oggi custodisce i ricordi di una terribile battaglia. Per questo è testimonianza e monumento di ciò che non potrà e dovrà essere dimenticato.